Licata quest'oggi scende in campo contro la Marianese. Buon pomeriggio amici sportivi, stadio Tiro Liotta, turno 21 del campionato nazionale di Serie D, girone I, come detto si affronta l'ultima in classifica, la Marianese, formazione che ovviamente viene qua con la forza della disperazione alla ricerca di quei punti nel tentativo di trovare il difficilissimo treno salvezza, di arrivare ancora puntuale alla stazione appunto della salvezza, quantomeno attraverso gli spareggi diretti. 11 punti per la formazione campana che non aveva mai conosciuto la vittoria nel girone di andata, 5 punti alla 17esima giornata, poi due successi contro il Trapani e il Ragusa avevano risollevato le sorti. Fischietto in bocca, cronometro da regolare per il signor Vittorio di Taranto. Inizia Licata Marianese, l'uno che nell'altro schieramento. Minacori protegge la sfera, poi rotulo di prima, non riesce a innescare Saito, attenzione a Corbisiero che raccoglie questo pallone, il tiro di Corbisiero e Valenti l'alza sopra la traversa. Pallone che arriva comunque a Mudasiero, Mudasiero carica il destro, alto di un metro davanti a lui, quindi prova filtrante per Saito, il tocco di Ciaravolo e costringe K alla deviazione in angolo. Chiama la sovrapposizione Pino, Minacori preferisce andare poi da Rotulo, Rotulo carica il destro a giro, palla che sfiora la traversa. Tutto pronto invece, gli stessi 11 per la Marianese, sarà il Licata a battere il primo pallone del secondo tempo, ripartiti dall'altro numero 11 del Licata, il filtrante per Minacori trattenuto, siamo al limite, c'è il giallo per Monteleone, se la sta sistemando Giulio Orlando. Il fischio del signor Vittoria di Taranto che non arriva perché deve dare le ultime indicazioni alla barriera, parte Orlando, pallone che passa, gol! Orlando batte una punizione magistrale sul primo palo, K viene beffato, il Licata al quarto minuto della ripresa passa in vantaggio con Giulio Orlando, primo gol del capitano in questa stagione, una punizione che si è spenta all'angolino proprio sul palo del portiere che non ha visto partire il pallone, non ha potuto nulla e si viene a prendere il saluto da parte del pubblico e l'ovazione del Liotta. Poi Cristiano va in anticipo fra due avversari, un sombrero per andare via, gira anche Giordano, serve il zontai rotolo, pallone perfetto per Minacori! Minacori, ma questo gol è un capolavoro, tre passaggi, una geometria perfetta del Licata, Cristiano, rotulo, Minacori e chiude lui il 2-0 del Licata al minuto 12, il raddoppio e si va a festeggiare sotto gli ultras giallo-blu, un gol di pregevolissima fattura quello del Licata e Marianese che ha preso un 1-2 importante da parte dei giallo-blu che adesso hanno messo la gara nei giusti binari. Licata 2, Marianese 0, ha segnato Calogero Minacori, gol numero 5 in campionato per lui. Tendo a San Cataldo, attenzione rotulo, rotulo al limite, rotulo in conclusione, K prova a servire rotulo, rotulo di prima, il tiro, il palo, palo esterno di Riccardo Rotulo, ancora su una ottima imbucata gambe, pallone per Rotulo, per Pino, Rotulo, palla che arriva a Mudasiru, mette il pallone sul destro, ancora Saito, il destro di Saito si alza troppo, aveva provato a cercare il secondo palo ma è sembrato tutto troppo semplice per il Licata. Non c'è... Fischietto in bocca del direttore di gara che comunque decide di far battere l'angolo, arriva il cross, pallone che viene liberato, arriva adesso il triplice fischio, game over, il Licata batte 2-0 la Marianese, torna alla vittoria, lo fa con una buona prova in casa contro l'ultima della classe e va a quota 35 punti in classifica al quinto posto. Le reti sono arrivate nella ripresa a firma di Giulio Orlando su punizione e il 2-0 ad opera di Calogero Minacori.